La Gazzetta dello Sport apre con la sfida a distanza tra Milan e Juventus per il secondo posto e con il diverso futuro dei bomber. Giroud lascia, Vlahovic raddoppia. In taglio alto, spazio all'impresa dell'Italia di rugby al 6 nazioni, Principi di Galles. Sul Corriere dello Sport, titolo principale dedicato al big match di stasera, l'ultimo Napoli, con gli azzurri che in casa dell'Inter si giocano moltissimo per la corsa all'Europa. 6 nazioni. Celebra la vittoria dell'Ital Rugby in Galles. Tutto Sport divide la parte centrale della prima pagina a metà, Juve, tutto su Dušan, con Vlahovic chiamato a trascinare col Genoa, e Toro, tutti su Duvan, con Zapata che spinge il Granata a un successo pesante con l'Udinese per la corsa all'Europa. In basso, Inter, Immobile, con una clamorosa idea di mercato per i nerazzurri. Il Mirror titola, in occasione del quarto di finale di FA Cup tra Manchester United e Liverpool, Ten Hag SOS, con il tecnico olandese che si gioca molto e chiede sostegno alla proprietà per il futuro. In Spagna, è il giorno di Atletico Madrid-Barcellona, super duelo, come titola il Mundo Deportivo. Serie A, Frosinone-Lazio 2-3, Castellanos Show. Biancocelesti ritrovano il successo. La Lazio conquista il derby contro il Frosinone nell'anticipo della 29esima giornata di Serie A. Al Benito Stirpe i biancocelesti vincono 2-3 tornando al sorriso dopo 3 codifila e una settimana resa complicata dalle dimissioni di Sarri. Sotto la guida di Giovanni Martusiello i capitolini soffrono e vanno sotto al 13esimo col gol di Lirola. Poi pareggiano i conti con Saccagne, 38. Nella ripresa è Castellanos Show, con l'argentino che entra al 56 e nel giro di 5 ribalta il match con le reti al 57 e al 62esimo. Il gol di Kadira, 70, rende il finale al Cardio Palma, ma a far festa sono i biancocelesti che ora attendono fiduciosi l'arrivo del nuovo tecnico Tudor. Serie A, Salernitana-Lecce 0-1, decide un autogol di Gomber. Buona la prima per Luca Gotti sulla panchina del Lecce. Nella 29esima giornata di Serie A, i giallorossi vincono 1-0 la delicata sfida salvezza contro la Salernitana e si allontanano dalla zona retrocessione portandosi a quota 28 punti. Alla Rechi nel primo tempo sono i Granata a controllare il possesso e il gioco, ma Falcone è insuperabile e sono i pugliesi ad andare a bersaglio grazie a un deviazione di Gomber su un tocco in area di Krstović, 17. A caccia del pari, nella ripresa la squadra di Liverani attacca a testa bassa, ma il Lecce chiude bene gli spazi, si aggrappa ancora alle parate di Falcone e porta a casa 3 punti pesantissimi per la classifica. Serie A, Empoli-Bologna 0-1, Fabian segna al 94 e fa volare Motta. La 29esima giornata di Serie A, si apre con il successo del Bologna, che al 94 vince 1-0 in casa dell'Empoli. Un super caprile Mura Salemeker. Urbanski e Orsolini, che peccano anche di precisione, ma decide la rete in pieno recupero di Fabian, che ribadisce in porta la respinta del portiere di casa. Il Bologna sale a 54 punti e si porta momentaneamente a più 6 sulla Roma e a più 7 sull'Atalanta. Terzo codifila, invece, per Nicola. Serie A, Zapata e Vlašić, il Toro sbanca Udine. Vince anche il Monza. Il sabato della 29esima giornata della Serie A, si apre con la vittoria del Torino al Bloomburgi Stadium di Udine, che assiste a una prestazione dominante dei Granata, Zapata la sblocca dopo 10 minuti, poi il raddoppio di Vlašić e una reazione pressoché nulla dei padroni di casa. Ora Cioffi rischia. Cade anche il Cagliari, che vede interrompersi la sua striscia vincente contro il Monza, decisiva alla grande punizione di Daniel Maldini, 40, i brianzoli sono nonni. Poco spazio per Guler al Real Madrid? Owen, scelta giusta, impari dai più grandi al mondo.
reduce dal primo gol con la maglia del Real Madrid, Arda Güler pian piano si sta mettendo alle spalle i primi sei mesi alla Casablanca, costellati dagli infortuni, uno abbastanza pesante, che ne hanno frenato la crescita. Michael Owen, intervenuto ai taccuini di Es, ha avuto una prima parte di carriera simile, essendosi trasferito al Liverpool ad appena 17 anni, e approva la scelta del talento turco di mettersi in gioco subito in un grande club come il Real. Premier League, il Tottenham crolla in casa del Fulham, finisce 3-0. Tonfo per il Tottenham che è stato sconfitto oggi per 3-0 sul campo del Fulham. Padroni di casa in vantaggio già nel primo tempo grazie a una rete di Rodrigo Muniz, poi nella ripresa a segno Lukic e ancora Muniz che sigilla il punteggio sul tris definitivo. Questo risultato lascia gli Spurs al quinto posto in classifica, a meno 2 dall'Aston Villa, mentre il Fulham si porta a quota 38 allontanando nettamente la zona calda della classifica. Barcellona, l'Arabia Saudita chiama rapina, le quattro big pronte a fare follie in estate. Rapina lasciò il Leeds United nell'estate del 2022 per 57 milioni di euro e firmò un contratto di 5 stagioni. Il suo stipendio attuale è di circa 5,5 milioni di euro netti. L'esterno offensivo ha sempre manifestato l'intenzione di restare, ma le quattro big del calcio saudita restano in agguato. Al Hilal, la squadra dei record, che ha una striscia aperta di 28 vittorie consecutive, Al Nasser, dove gioca Cristiano Ronaldo, Al-Ittihad, formazione allenata da Gallardo e dove milita Benzema, e l'Al-Ahli, che ha ingaggiato Kessié un anno fa, le formazioni possedute al 75% dal fondo di investimento pubblico, PIF, sono le possibili destinazioni di rapina. Højlund si sta prendendo Manchester, molti speravano che qui fallissi. Così, qualche sassolino ha iniziato a volare via dalle scarpette di Højlund, ho sentito tanto supporto sin dal primo giorno, ha dichiarato a TV2, ma è chiaro che ci sono anche tante persone che vogliono vederti affondare, visto il livello che hai raggiunto. E ci sono anche molti invidiosi in giro. Ho letto tanti commenti positivi per fortuna, ma anche alcuni negativi che ho dovuto superare. Processo a Dani Alves, martedì potrebbe essere concessa la libertà provvisoria. Il Tribunale di Barcellona deciderà martedì 19 marzo se concedere la libertà provvisoria a Dani Alves, in un'udienza che inizierà alle 9 del mattino. Come riporta la stampa spagnola, è la quarta volta che la difesa fa ricorso chiedendo questo tipo di misura, rifiutata in precedenza per timore che l'ex terzino di Juventus, PSG e Barcellona possa fuggire in Brasile. Dani Alves è stato condannato lo scorso 22 febbraio a 4 anni e mezzo di carcere per violenza sessuale su una giovane donna, episodio avvenuto alla fine del 2022. Dovrà inoltre scontare 5 anni di libertà vigilata, 9 anni di divieto di avvicinarsi alla vittima e dovrà versare 150.000 euro di risarcimento. Musiala non rinnova col Bayern Monaco, Edwards fiuta il colpo, Liverpool alla finestra. Secondo quanto riferito da Football Insider, una possibilità concreta per il reparto offensivo è Jamal Musiala, valutazione di mercato più alta di 100 milioni di euro, un 21enne di grandissime speranze ma soprattutto solide certezze. Il Bayern Monaco, ovviamente, non ha alcuna intenzione di cederlo, forte di un contratto fino al 2026. Ma, a quanto pare, il trequartista classe 2003 ha rigettato via il tentativo di blindarlo da parte del club. Niente rinnovo e, quindi, la probabilità che presto sul mercato, in un modo o nell'altro, ci sarà davvero. E il Liverpool è lì, alla finestra, pronto all'assalto se ci saranno i margini.